70.000 di San Siro, 2.005 sono i tifosi viola, 1.000 sono rimasti fuori senza biglietto. Ronaldo contro Battistuta, duello chiave a distanza, finito, come vedremo, in parità. Fiorentina che inizia benissimo, meglio organizzata, palla dentro per Kanchelskis, c'è Pagliuca. Sedicesimo, la profondità ancora per Kanchelskis, un'occhiata a centro area, 1-1 contro Galante, la palla dentro Battistuta ed è traversa. La prima traversa di questa partita colta dal capitano Viola, Pagliuca battuto. Parte Ronaldo al 22esimo fra tre giocatori della Fiorentina, lo ferma così Firicano, viene ammonito da Cesari. Al 28esimo ancora Kanchelskis per Oliveira, le tre punte fanno paura, supportate molto bene da Kanchelskis e da Serena che va ora alla conclusione. L'Inter non c'è, soffre a centrocampo, patisce a centrocampo e alla mezz'ora Simeone si fa soffiare questa palla. Robbiati cerca l'azione personale, inseguito da Mezzano e Pagliuca si distende e blocca. Ancora la Fiorentina con Battistuta, ma osservate c'è Ronaldo a recuperare un pallone nella propria area. Poi al 33esimo brutto fallo di West su Kanchelskis, si accende una mischia attorno al nigeriano, sale la tensione in campo, viene ammonito West e poi nuvoli di giocatori su Djorkaeff. Simeone trova il varco in profondità per Ronaldo che non perdona, è il primo break dell'Inter in questo primo tempo. Al 45esimo Inter in vantaggio con Ronaldo, rivediamo la prodezza del giocatore brasiliano che prende il tempo ai difensori viola e batte così Toldo 1-0, ma Serena ristabilisce tutto dopo pochissimi secondi, gran gol e pareggio sicuramente meritato dei viola. Sull'1-1 si chiude la prima frazione di gara. Rivediamo ancora la conclusione di sinistro del ritrovato difensore della Fiorentina. Simoni toglie Ganz e mette Moriero, vuole più equilibrio e velocità, ma dopo un primo e 43 secondi osservate l'assist di Djorkaeff per il compagno di squadra sbagliato, cioè per Battistuta che non perdona. È il 2-1, è il sesto gol di Battistuta in questo campionato, l'undicesimo che il giocatore argentino segna all'Inter. Lo rivediamo, è veramente Fiorentina stratosferica, Fiorentina che va a cercare il gol della sicurezza, ci prova Robbiati su calcio di punizione al settimo, poi dentro Winter fuori Mezzano, amoroso per Robbiati, qui c'è una grande ingenuità di West e Battistuta sta per approfittarne, seconda traversa con Pagliuca battuto, siamo al 19esimo. Rivediamo, passano tre minuti, dalla destra Amoroso, Oliveira, sono tre legni centrati dall'attacco della Fiorentina, oggi è sembrato irresistibile, poi dentro Zamorano dopo 50 giorni riesce a ritrovare il ritmo gara il cileno ed ecco il pareggio al 27esimo, Pagliuca, Ronaldo controlla e difende Zamorano, si smarca Moriero, supera Bettarini e supera anche Toldo per il 2-2, siamo al 27esimo minuto, questa volta è Moriero che si fa lustrare la scarpa da Zamorano. Poi attenzione perché c'è questa azione della Fiorentina con Oliveira fra tre nerazzurri, San Pagliuca e manda in calcio d'angolo. Quando il risultato forse di 2-2 poteva stare bene a tutti, il retropassaggio di Battistuta per Djorkaeff restituito il favore, il giocatore francese secondo l'assistente Nicoletti è in posizione regolare, c'è veramente grande animazione, grande animosità vicino al collaboratore di Cesari, osservate, ci sarà da discutere, ma la decisione di Cesari poi ci sembra logica, fa proseguire Djorkaeff dinanzi a Toldo, siamo al 36esimo e il francese non perdona. 3-2 per l'Inter, continua l'assalto della Fiorentina, Battistuta, Galante manda sul fondo e poi c'è un pezzo di gloria anche per Zamorano che chiude così la sua partita. È stata una partita veramente incredibile, buttata via da una Fiorentina stratosferica, come ho detto, per un'ora, tre traverse, errori comunque difensivi da parte dell'Inter, Inter che ad un passo dal tracollo si trova ora in testa alla classifica.